Antonello Colonna, 55 anni, ha il suo ristorante a Roma, all'ultimo piano del Palazzo delle Esposizioni, l'Open Colonna. I titoli dei libri a lui dedicati lo descrivono bene. Un anarchico ai fornelli, dall'Abico a New York. Ricette e invenzioni di un cuoco rivoluzionario. Antonello è infatti conosciuto in tutto il mondo, ma esce dal cliché dei grandi cuochi. La sua cucina nasce da una rivisitazione raffinata della cucina contadina romanesca e oggi, molto elaborata, viene da lui stesso definita una cucina indoromana. Io assaggio rigorosamente tutto, tutto, guardo tutto, controllo tutto, vedo tutto. Poi ogni tanto mi tocca scattare su in sala per spiegare qualche piatto nuovo, anche se ci sono i ragazzi in sala bravissimi. Questo è il dipartimento dei primi, dei secondi e degli antipasti. Questo spazio si chiama Carmacé. Il Carmacé è la parte più fredda rispetto alla zona di cottura, dove si preparano le basi. Lui è Rodriguez, Andrea Rodriguez, è una delle ultime new entry. Lui ci avrà 20, ma qui la media è 20, dopo 24 siamo tutti a 20. Io sono un calciofilo e quindi il calcio lo amo, spesso lo uso come linguaggio di formazione del personale. Perché, tipo, intanto faccio la domanda a giochi a calcio, se la risposta è sì, mi trovo comunque davanti un ragazzo che ha ritmo, che ha movimento, che ha una plomb. Quindi che non è uno che si gira così, ma è uno che sta a girarsi, che sta a smarcarsi, che si sa muovere. E questo per me è fondamentale, anche perché la disciplina sportiva è molto vicina alla disciplina della cucina. Durante la sua carriera ha ricevuto diversi premi e dal 1989 ha una stella Michelin. Ha cucinato per la regina Elisabetta, per David Bowie e con il grande cuoco Alain Ducasse. La Porta Rossa, ingresso del suo primo ristorante, è il suo segno di riconoscimento. Più che uno chef, preferisce essere definito oste, capace di gestire un'azienda e organizzare un evento. Il suo ristorante vende 10.000 coperti al mese e offre anche pranzi a prezzi modici e una linea di gadget alimentari. Tra i suoi piatti più conosciuti, che stravolge continuamente, la cacio e pepe, il negativo di carbonara e il diplomatico salato. Ristorante gourmet, uno chef stellato all'interno di un museo. Il direttore del Palazzo delle Esposizioni ci aiuta a capire il perché di questa strana coppia. Ciao, Michela. Michela Rocco, salve. Avete fatto una bella joint venture, com'è che ha scelto Colonna? Beh, intanto ci conosciamo da 20 anni. Questo non è un semplice ristorante, è un ristorante enorme, di 1000 metri quadri, molto impegnativo. Quindi avevamo bisogno di qualcuno che fosse in grado di gestire l'impresa, avevamo bisogno di un comandante di nave, non solo di uno chef. Sono andato ad Antonello a pranzo un giorno, mi sono seduto e Antonello neanche mi ha fatto sedere e mi ha detto: io ci sto. Io qui ho abbracciato tutto, l'arte, l'importanza, tutto, il rispetto e l'umiltà di stare in un posto che debbo tutti i giorni guadagnarmi. Tu hai lavorato sempre, fin da piccolo? Sempre, fin da piccolo, perché era proprio un obbligo di così. Spillavi il vino. Spillavo il vino, portavo le cose, riempivo i piattini di olive e formaggio. E poi così mio padre mi metteva un blocchetto di ma quando è che poi te scala? Ho detto va bene, voglio fare il lavoro di mio padre. Negli anni 80 qualche amico che iniziava a fare rappresentante di vini mi disse: ma perché non ti prendi i locali di tuo padre all'Abico? Io ho detto all'Abico, ma che ci vuol tornare all'Abico? Ma che ci vuole all'Abico? E invece niente, c'è stato proprio un colpo di fulmine. Anche in queste cose c'è il colpo di fulmine. Per 5 anni sono andato in giro per l'Italia, per l'Europa, perché più che fare lo stage, l'importante è stare a tavola, l'importante è farsi servire e riverire per capire quello che poi dovresti fare tu. E tu come la
tua ricerca? Dove nascono i tuoi piatti? La fantasia scatta sempre a contatto con la terra. Quindi a me l'espressione più alta e più ampia è il mercato. Sono i colori del mercato. Sono le cose che vedo, la materia. Qual è? Beh, questo è il diplomatico. Il diplomatico al caramello salato. Questo è del caramello. Questo è un tuo classico? Beh, sì. Questo dolce è nato a Istanbul. Andare a visitare il mercato delle spezie e ho assaggiato una quantità estrema di sali e lì mi è venuta l'idea del diplomatico. Vediamo un po' come è fatto. Questo è il caramello, giusto? Questo è il caramello, sì. Poi questo? Il sale, che già c'è lì il sale, sì, infatti, chiaramente poi noi facciamo un'imitazione del sale e lo facciamo con lo zucchero rocca, che è questo qua che invece si fa con lo zucchero e l'acqua, e quindi si finge che il sale è come questo. Quindi uno poi, quando assaggia il caramello, pensa che il sale è quello. Si procede con della crema pasticcera. Queste sono delle sfoglie di cacao amaro che si fanno con la pasta brick. La pasta brick cos'è? La pasta brick. Istruzioni per l'uso del diplomatico. Istruzioni per l'uso, si fa in quattro parti e ogni parte si strucia leggermente. Salato di Antonello Colonna. Rivediamo la ricetta. Stendete una striscia di caramello su un piatto piano. Mettete sul caramello della granella di zucchero. Accostate al caramello un cucchiaio di crema pasticcera. Adagiate sulla crema delle sfoglie di cacao amaro. Stendeteci sopra uno strato di mousse al cioccolato. Dividete il dolce in quattro parti. Passate ogni parte del dolce nel caramello prima di gustare. Non è così difficile. Allora, andiamo a conoscere le radici della cucina di Colonna. Andiamo a Labico, un piccolo paese a un'ora da Roma, dove i sapori sono quelli di una volta, la gente è più vera, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Salve. Scusi, signora. Signora? Scusi, sa dov'è Colonna? Colonna? Colonna. Colonna città o Colonna? No, Colonna... Colonna il cuoco. Sa dove sta Colonna? Dove abita? Ma guarda quel negozio là, chiuso. Al negozio? Ma Antonello Colonna. Antonello Colonna, sì. Era stato al bar. È andato al bar? Ecco là, bar. Lo vedo là. Ah, aggiusti okay. I bar. Grazie, quindi. Prego, niente. Oh, finalmente t'ho trovato. Ciao, come stai? L'abbiamo fatta, eh? Hai visto che paesotto? Dove sono nato? Sai cosa ho chiesto a una persona? Ho detto, come si sta la bico? Come fa? Bene, non hanno incarcerato nessuno. La prima cosa che facciamo alla Bico è passare di fronte al suo primo ristorante. 1, 2, 3. Ecco la vera e originale Porta Rossa. 10 agosto 1985. Qua cosa c'era prima? C'era l'antica stazione di posta, un'attività di famiglia creata dai miei bisnonni, dove c'era locanda, cambio dei cavalli, stazione di posta e le varie somministrazioni, cosiddette osterie, osteria con cucina. Come ti sei impadronito del ristorante? Sono impadronito con un viaggio di mio padre, che era il solito viaggio estivo, e nel periodo invernale abbiamo in un garage messo porte, sedie, bicchieri, porcellane, tavoli. Avevi messo, preparato tutto. Poi quando tuo padre è in vacanza. Mio padre il 10 luglio è partito da qui con una 128 bianca che era di mio cognato. Sono partiti carpentieri, ferraioli, bobcat, di tutto di più. È entrato il mondo. E in un mese l'abbiamo stato. Torna mio padre, parcheggia dall'altro lato. Sì. E dall'altro lato c'era la vecchia cantina. Un mese dopo. E tra una battuta e l'altra sembra che abbia detto al mio cognato: vai più avanti che ancora non siamo arrivati, perché lui girandosi ha visto una cosa completamente diversa. Prima a mettere piede qui dentro è stato Stefano Bonilli, il 10 agosto, e il giorno dopo scrisse sul manifesto
teoria e prassi del cibo alla Pico. E qual era il difetto che... Il difetto che lui evidenziava notato sul giornale, che era troppo caro, perché effettivamente... Perché quanto costava l'osteria di tuo papà prima e dopo? Il 10 luglio i conti non superavano 7.000 lire. Un mese dopo stava intorno ai 70, alle 75.000 lire. Decuplicato? Sì. Antonello mi porta nelle sue campagne e mi racconta che possiede molti ettari di terreno. La sua casa però non è una villa con piscina, ma un semplice rifugio. Non ci sono giardini all'italiana, ma galline, capre, maiali e fango. Molto, molto fango. Ma tu quanto tempo passi qua, in questo posto? Purtroppo poco ancora poco, però quando posso... rientrando la sera da Roma, dall'Open, vengo qui per godermi almeno un paio di ore, 2-3 ore la mattina tra le 7 e le 10. Poi alle 10 te lo in macchina per raggiungere l'Open. Il lunedì e la domenica sono qui tutto il giorno. Vabbè, poco, mica così poco. E qui poi abbiamo i due pony, sempre una maschietta e una femminuccia, sono tutte coppie. C'è l'altra mucca che è in attesa, fra 4 mesi ci farà un altro vitellino, e poi ci sono loro, i somarelli, sempre maschietto e femminuccia. C'è anche un buono lezzo. E qui ci sono galline, piccioni, ci sono i conigli. Ma e questi conigli che fai poi? Te li mangi? Noi qui cerchiamo di allevare tutto nel benessere, anche loro stanno nel benessere e fanno così una vita un po' diversa. Però è chiaro che poi alla fine vanno a finire in padella, nelle ricette. Coniglio porchettato. Cioè, se mi ricorda la porchetta da riccia, sai che c'è sempre la testa e il maiale. Quello sì, dopo si ricorda. Ma guarda che faccia, guarda! Oh, che schifo! La pipì. Ma a che età si mangiano i maialini? Un mese. C'è un mese e mezzo, 40 giorni, dice si dà latte perché ha mangiato solo il latte della mamma e quindi non ha ancora brocato né l'erba né niente, quindi quella è il maiale da latte. E quindi è quello più pregiato? Io sono più per le carni un po' più avanzate. 60 kg è perfetto, diventa un suinetto con il suo grasso giusto, con la carne saporita, tenera. E li mangiate tutti al Colonna da voi? E questi vanno tutti a finire all'Open Colonna. Un'altra porta rossa, un'altra sorpresa. Wow, bellissimo, se ne stare a New York qua. Sì, come a New York c'è una parte del mio cuore, quindi ho vissuto in quelle zone, nel Massachusetts, Connecticut, e quindi un po' che mi ricorda. Là? Ma io nell'87 sono stato tra una cosa e l'altra, ho fatto il pendolare per un anno, andavo avanti e indietro, perché ho iniziato a frequentare gli Stati Uniti dopo aver conosciuto l'associazione della mia, National Italia American Foundation. Facevamo una cena bellissima alla Bingo nell'86 e loro mi chiesero se potevo ripetere. Quindi qual è il tuo rapporto con New York? È straordinario, questa volta quando sono un po' nervoso, è la mia prima vera città e la seconda è Roma. La Bigo New York. E poi c'è un ristorante a New York, poi... A New York ci vuole. Quanti metri quadri sono? Questi sono 48 metri quadri. E tu vivi qua? E io vivo qua. 48 metri quadri. 48 metri quadri è il mio rifugio. C'è questo ristorante Open Colonna che è quasi agorafobico, poi invece sì. Tu stai 48 certo, metri quadri. E se tu lo analizzi non manca nulla, se tu ci fai caso. Ehi, ma non manca davvero nulla. Angolo cottura, tac, angolo notte, tac, angolo salotto, tac. Scusa, tu cucini con questa vista qua? Questa vista, qui i posti degli animali,
Ma è anche un po' una garçonniere questa, vieni anche qua. No, no, garçonniere no. Non ci credo, mio caro. Questo mini loft ha tutta l'aria di una garçonniere. Antonello mi racconta di come lui si sia specializzato nei grandi catering. Tra i tanti ha curato quello di Ferrovie dello Stato e il menù della classe magnifica all'Italia. La nostra chiacchiera è interrotta dall'arrivo di Gisela. Gisela! L'amica e consigliera, quasi guru, di Antonello Colonna. Gisela è la mia strega, la mia stregona. È quella che scioglie i dubbi, scioglie tutto quello che io così mi mette ansia, mi mette paura. In che modo ha aiutato Antonello? L'ho osservato e ho detto questo è uno, o si ama o si odia. Questo... Come la Roma. Come si ama o si odia. E allora ho detto vabbè, fammi andare in risonanza con lui. Vado sul baricentro, testo e so dove è il disturbo. E pian piano, visto che è uno un po' scettico, gli ho detto delle cose, ho detto guarda vediamo un po' come stai, gli ho detto delle cose e lui è uno che ragiona sopra le cose, non è uno che scatta subito. Che impressione ti faccio io così? Tanto sei stanca di dare parole te, poi in quale campo te lo posso dire magari non davanti a loro. Dimmelo, è maleducato però dimmi un orecchio. Noi ci possiamo spostare. In realtà avrei voluto dire no, ma mi sembrava poco carino. Antonello consulta Gisela per ogni decisione importante. Wow, che meraviglia, meravigliose! Questa è la cosa che amo di più della campagna. Vai se il merendone non lo fai. Buono, buonissimo, fatto con le tue pecore questo. Rigorosamente, non abbiamo tantissimo latte per fare i formaggi. Quindi questo rimane a casa. Queste micro eccellenze rimangono a casa per gli amici, per noi, per la famiglia. E allora io direi di andare a conoscere la pecora che ci sì, darà a conoscere la pecora, oggi anche ci darà un po' di latte e poi facciamo il formaggio. La simpatica gita per vedere la mungitura rischia di finire in tragedia. Io non ci ho senso dell'equilibrio. Il fango è a livelli di un campo da cross dopo tre giorni di pioggia. Ma perché sei salito tu? Fermo lì, che mi sbilanci tutta. Le capre si agitano come se non ci fosse domani. Gisela cerca di difenderci allontanandole con una specie di tappo che lei chiama amplificatore. Vedi come stanno buone quando io gli parlo alla loro... lingua. Ecco, tu mettiti così, io vado con la fuori questo. Chiedi qua. Tu vai con quello. Buoni. Non succede niente. Hai visto come stanno buoni questi con i Cleanergy? Sì, ma lo dai che è per mio marito questo? Lo faccio così. Gisela, broccalo. A me la campagna mi distrugge. Basta. I want to break free. L'appetito viene mangiando e Antonello mi porta nel suo ristorante di fiducia. Dalla sua mamma. Ci ha sentito? Oh, signora Rina. Buonasera. Come va? Tutto bene? Come stai, bello di mamma? A casa della mamma di Antonello ci aspettano tutti amici di lunga data. Il cantante dei Banco, il cognato, il commercialista di Antonello. Il mio abbondante era il mio commercialista, quindi tenere solo amico. Figura, ciao, radio. Sto preparando, quindi andiamo un attimo in cucina, così ci fa vedere cosa sta. Intanto voi prendete posizione, dai, dopo mamma di solito mi fa delle sorprese. Questi sono bastardi. Bastardoni. Bastardi. Che differenza c'è tra fettuccine e bastardo, signora? Fettuccine sono tutt'ova.
Questi acqua e ova. Posso assaggiare? Io cioè, sì, questa cosa da pasta cruda. La pasta cruda è fantastica. Anche qui c'è la memoria. Era ai tempi di mia nonna. Non vedevo più questo. Questa qui è il mattarello. Antonello c'ha un pregio della precisione. Scherzi. Lui, un minuto di ritardo, va via se c'è appuntamento con lui. L'altra cosa che fa lui è che non vuole sorprese a tavola. Se siamo quattro, dobbiamo essere quattro. Il quinto sarebbe un'eccezione. Però sta dicendo che voi due siete in grado. Certo. Io me ne mangio tutte. Quindi lei fa quello che ha fatto sempre. Continua a portare avanti la sua attività di ostessa, mamma e casalinga. Io so 20 anni che lo sopporto. È sempre poco. Una specie di fratello che devi sopportare, sta là. Come è avvenuto il cambio di testimone al ristorante? Lui ha fatto tutto da solo, ha sfasciato tutto. Io lo conosco da quando andavamo all'asilo, quindi da 3 anni. Vola tornello, vola sotto la luna. Canta l'amore che me porta una spina. Beve acqua. Pesce lo colga. Ha qualcosa da nascondere. I bastardi arrivano a tavola nel clamore generale. La signora Colonna ha da ridire sulla mia maniera di fare le porzioni. Mai in mezzo. Il pranzo è di una bontà rara. Il vino scorre a fiumi e tra risate e battute arriviamo ben presto al quarto grado dell'ubriacatura spagnola. I canti patriottici. Fratelli, l'Italia, l'Italia, se desta. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva Antonello Colonna e viva i suoi amici! Elevateci il vino! Buon Antonio! Buon Antonio! Tra poco Antonello ci svelerà i segreti della ricetta che lo ha reso famoso in tutto il mondo. La cacio e pepe. New York is the place of opportunities. If there is any place in this world that you want to come to be able to make it big, or to go after your dreams, it is New York City. Barbara Streisand. Qua? Sei già presente? Questo ingresso? Questo è l'Open Store. Barbara Streisand. Dove tu scegli i tuoi collaboratori in ascensore, perché? Al Denari di Venezia, a 16 anni, primo anno di scuola alberghiera, facevo l'ascensorista ed è un lavoro dove devi avere questa aplomb e questa psicologia, toglierti dagli imbarazzi, e quindi qui sono 27 secondi di fuoco, perché in questi 27 secondi la persona ti guarda negli occhi, non abbassa lo sguardo, non ha la tossetta psicologica, non si gira, non si tocca, non si fa, non si gratta, non si fa. 27 secondi. Grazie. Pronti? Sai cosa c'è? Cioè, pazzesco, perché non sembra di stare a Roma, sembra di stare in qualsiasi posto del mondo, potresti stare a Shanghai piuttosto che a New York. Io su questa cosa poi ho coniato un altro mio slogan, finalmente Roma. Allora, qua come sono divisi gli spazi? Allora, l'Open è diviso in due livelli, questa è la sala più grande, la sala colonna, 400 metri quadri, qui durante la settimana, dal martedì al venerdì, c'è questo City Lunch, che è un menù composto da un buffet a volontà e da due menù degustazione di 3 portate più il dolce. E quanto si spende allora? Si spende 15 euro. Senti, qua vedo una porta conoscenza. Qui, la mitica Porta Rossa, da Labico, ce la siamo portata. Cioè questa era proprio quella di Labico? No, però l'ha fatta figlio del falegname, perché è venuto qui per un pranzo e mi ha detto mi farebbe piacere rifarne una uguale, e da qui si accede. Si accede e saliamo.
C'è solo qualche tavolo in più rispetto all'Abbigo, però c'è questa zona che ci tenevo assolutamente a farla. Qua appunto si mangia la vera, insomma la cucina. Qui si mangia la cucina d'autore, quella che definisco cucina d'autore, che è quella che io mi porto dietro ormai da 25 anni, rinnovandola, reinterpretandola. Prezzi siamo intorno ai 100 euro. Questo rimane il mio fuori all'occhiello e non mi va di esasperare anche l'aspetto economico. Ma io so che qua, ecco, vedo infatti che c'è anche un orto. Cioè qui, siamo nel pieno centro di Roma e tu sul terrazzo hai un orto. Qui c'è un orto didattico, una passeggiata di 20 metri. E poi un orto romano che segue la stagionalità della città. Ho visto una cosetta buona buona. Cosa qua, sono questi? Un mandarino cinese, che io ne vado matto, come vedi. Ma si mangia tutto? Si mangia tutto, sono puliti, non ci sono concimi chimici, è tutto molto biodinamico. Buono, nocciolo, tutto lo mangio. Lo puoi anche sfogliare. Qui c'è il fumoir, quindi appassionati di sigari. Sì. Trovano in questo spazio un luogo adatto sia per fumare, in serenità bevendo e assaggiando, abbinando le varie cose da fumo, ma soprattutto un loro locker. Qui ogni cliente può affittare un cassetto dove i preziosi sigari vengono custoditi al tasso di umidità e alla temperatura ideale. Antonello mi insegna che la buona conservazione del sigaro si riconosce ascoltando il suono delle foglie di tabacco. Se non sento nulla, è perfetto. Quanto costa un sigaro? Un sigaro può arrivare anche a 1000 euro l'uno. Qui, questi che stai vedendo, parliamo di sigari di 250 euro l'uno. Adesso 250 euro ti fai fuori così? È inquietante. Non lo diciamo. È l'unica passione che ho. Vuoi provare? Io non so fumare neanche la sigaretta. Prova. Sì. Mi hanno mandato giù il fumo? Boh. Devi scusare. Ya viene el negro subón bailando alegre el rayón. Antonello, tra i tuoi piatti più famosi c'è la cacio e pepe. A questo punto tu però potresti darci la ricetta, il segreto della tua ricetta. Ma sai, la ricetta vive in tre fasi. Sì. Quella del futuro, poi c'è quella che faceva mio nonno, poi c'è quella che interpreto io, quella che mi sono inventato io, quella che ho creato io, ma ci tengo a dire anche che è stato un gioco. Allora, cominciamo dalla cacio e pepe del futuro, Antonello. Questa è una farina di riso che adesso Marco sta impastando con dell'acqua. Otterrà delle palline molto gommose. Questo è pecorino e pepe. Infiliamo nello gnocco. Guarda, ne faccio uno, aspetta. Allora, questo qui. Quello lì addirittura? Prendiamo. Apri. Lo apro. Sì, lo apri. Ci metto questo. Sì. Giri. Modelli con le manine. Tempo di cottura? Vanno giù quando arrivano in superficie. Dicesi a galla. Vai, ce lo metterò in casa perché poi si sta bene. Ti posso fare assaggiare un piatto che ha fatto un famoso chef? È una cacio e pepe del futuro. Sono gnocchi. Com'è? Buono. Cacio e pepe cinese. Cacio e pepe. Beh, sa di formaggio, però non è male. Ma chi? Ma che roba? Sembra gumba. Ecco
qua, pronti per la cacio e pepe di nonno. Come si chiamava tuo nonno, ricordiamo? Mio nonno si chiamava, indovina un po'. Antonello? Ecco qua. Io sarei pronto. Vai, ecco, vediamo la cacio e pepe di nonno Antonio. A questo punto si scola bene. Si bella secca. Scolare, bella secca, bella asciutta. Si mette qui. Ecco. Poi il pecorino. Ecco, senza olio, senza burro, niente, senza nulla, niente, pecorino. Pecorino. E poi... Come se piovesse, così, nera sì. Proprio, nera. Nera, nera, nera. Poi il commensale faceva tra, e poi si mangiava col cucchiaio. Ah, proprio così, alla burina? E certo. Ale. Ma ragazzi, siamo qua. E lei? Era lei? Era lei. L'hai ritrovata? Era lei. Ma tu la continui a mangiare? La così? Continuo a mangiare perché mi ricorda l'infanzia. Allora dai, adesso veniamo al sodo. La cacio e pepe e colonna. La cacio però e pepe. Cosa dobbiamo fare? Io ti riprendo con una telecamerina che... Ah. Ta-da! Eccola qua. Cacio e pepe di Antonello Colonna, tutti la possono fare? Tutti, gli ingredienti sono pecorino romano stagionato, pepe a grani con la macina pepe e bucatini. Poi abbiamo una pentola che bolle e una pentola completamente vuota. Prima cosa, si spezzano i bucatini in tre parti. Essendo una pasta glutinosa, sprigiona l'amido che già si vede in superficie. Sì. Io comincio a togliere l'acqua, la metto dall'altra pentola, la tolgo praticamente tutta, andando contro ogni principio della fisica, che per ogni etto di pasta ci vorrebbe un litro di acqua. E invece noi dimostreremo che non è così. Adesso, man mano che l'acqua si distringe, io, come se questo fosse del brodo, aggiungo altra acqua. Le quantità degli ingredienti, quanto pecorino, quanto pepe? Ma guarda, qui seguiamo il QB. Quanto QB. Basta? Adesso iniziamo col pecorino. Deve filare ovviamente, no? Il formaggio. Quindi va tolto dal fuoco? Sì, come risotto. Voilà, io direi che siamo a posto. Sto venendo verso di te. Pronti, ti faccio spazio. Piatto con un po' di pecorino. Vabbè, io assaggio, ragazzi, pazienza. Sì. Però è delicatissimo. Perché hai fatto tanti piattini della tutta mia? Com'è? Insomma, alla fine tu preferisci questa o la cacio e pepe di nonno? Forse. La mia non mi ricordo niente. Gli aprimi, tavolo 6. Ciccio, c'hai uno spaghetto a pomodoro, un aglio tritto e tratto. La carminella, un crostaccio e un maialino. Allora, un po' di patate. Senti, posti, tavolo 2. Due foie gras. Vai, sali Martina, vieni Luca. Tavolo 7, eh?
carbonara. Dentro c'è questa salsa con l'uovo, quindi dentro questi tortelli chiusi a stella fatti in casa, fuori del guanciale leggermente affumicato, utilizziamo un guanciale friulano, e del parmigiano reggiano, stagionato circa 4 ore. Un po' con l'agnello. Due poco gra, quindi ti aspetta un po' e poi mi dici posso marciare con risotto, eh. Ehi, non è 4 minelle. Hai visto che giornatella oggi? Alla grande pure stasera, eh. E come andate? Sì, pure oggi, diciamo, ma così presto? Modo, lo radio purtroppo sì. È qui. Io con extra un fornaio a Campo di Lega, dove andate adesso? A ballare? No, io a casa. Vabbè, ragazzi, spegniamo le luci e andiamo via. Molto spesso lo chef Colonna si serve al mercato dei coltivatori diretti, proprio al centro di Roma. Qui è accolto da tutti come una persona di casa. Buongiorno! Eccomi, vedi che non mi abbandono mai! Origano prostratum. E questa a me c'è la menta. Buona e patri. A me ti fa la romana col pecorino, eh? Ti piace? Buona la trippa. E la nonna giù c'è, chiamo un uomo nero, chiamo il babò che mangia tutto intero, nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Senti, ma lunghi quel broccolo romanesco? Sbocciolo. No, quello lì, quello lì. Cosa più bello? A questo mi sembra il Duomo di Milano, guarda che qui è bello che c'è. Passa per il buio senza paura. Questo è il vero mercato rionale. Questi sono tutti i contadini, tutti piccoli produttori. Qua, che della zona del Lazio. Dalla campagna romana, sì. Campagna Lazio. Romana. Ecco, qui compro il pecorino. Ah, quindi il tuo famoso cacio e pepe è fatto con questo formaggio. Il video cacio e pepe viene realizzato con il pecorino dei nostri amici qui. Quanto ne consuma di pecorino stagionato, Antonello? Lui ne consuma tanto, però lo vediamo sempre in forma, è buon segno. Vogliamo fare una merenda? Quasi quasi, una merenda se ci prepari qualche assaggino. Il buon formaggio va annaffiato con della buona birra. Stile inglese, luppolata, profumata, fa 6.4 ed è ambrata. Il primo bicchiere me lo scolo direttamente al banco. Ci hanno fatto un omaggino, eh? Allora, qui c'è la ricotta. Qui c'è la ricotta. Però, eh? 11.30, andiamo bene. Poi ci rilassiamo come nelle tipiche fraschette romane. E facciamo anche delle nuove conoscenze. Signora... Salve, ti disturba qua al mercato? No, no, ci mancherebbe altro. No. Mi fa compagnia? A me mi fa piacere, almeno vedo un po' di compagnia. Se sta bene, eh? Perfetti. Che prepara per pranzo? Pasta al pomodoro. È a dieta, signora? Per me sola. Tra poco una nuova ricetta dello chef. Il sugo di pomodoro bianco. Passa a sorpresa un grande romanista amico di Colonna, Antonello Venditti. Ma che oggi gioca la Roma? Meglio non nominarla, per scaramanzia. Cosa va comune? La passione per? A noi due. Innanzitutto ci accomuna una terra. Una terra che non è solo questa, Roma. Lui è l'Abico, il suo luogo di nascita. Il mio, per questioni materne, anzi di nonna, non proprio materne, è Olevano Romano. Quindi tutte e due abbiamo fatto la Prenestina. Nel 1974 lui già era Antonello Venditti. E io tu Antonello. Eri Antonello. E stavo muovendo i primi passi, cioè i primi passi. Allora così, una volta gliel'ho ricordato questo aneddoto, lui stava a pranzo a Villa Fiorio con una casa discografica e io volevo l'autografo. Questa e lui dice no, non ti preoccupare, carino, poi te lo faccio, non ti preoccupare, poi te lo faccio. E io devo continuare a dire l'autografo, aspetta, poi lo faccio.
i camerieri gli hanno portato il conto, lui ha preso un assegno, all'epoca 80.000 lire, che non erano proprio pochi, io guadagnavo 80.000 lire al mese. No. Allora ha detto, dice, allora in idea al giovanotto, lì al ragazzo, se vuole l'autografo non cambia l'assegno. Io mi sono preso l'assegno, mi sono preso l'assegno. E qui tu ce l'hai ancora? Non l'ha cambiato. Non l'ho cambiato, giuro, non l'ho cambiato. Vedere, dai, non l'ho credo. Cambiato. Giuro, non l'ho cambiato. No, è carino. Ah, quindi ci siamo conosciuti allora? Sì, siamo conosciuti allora, poi ci siamo persi. Beh. Poi l'ho ritrovato sul Cacio e Pepe io, sì. Cioè, in realtà. Praticamente lui è diventato famosissimo, l'ha portato ovunque. E effettivamente una volta me l'ha fa lì al proprio all'abito, mm-hmm. col fornellino lì, e milioni di pepe e ci siamo confrontati sul... Ma ti piace il suo Cacio e Pepe? O preferisci quello di nonna? Cacio e Pepe è il suo. Non ce ne sono altri. Non c'è riparo. Poi c'è il mio, quello di mia nonna. Esatto. Sono due Cacio e Pepe. Di dove sei, Marco? Colleferro. No, ma lui non li prende fuori dal circondario, no. Capito? Però qualche milanese arrivano con la valigetta del ritorno. No, dove vai? No, arrivano già tutti armanizzati. Ma perché non vi chiedete come può essere un pomodoro e basilico bianco? Fa il succo di pomodoro bianco, lavorone, noi sfrantumiamo del pachino, buono, lo sfrantumiamo, lo facciamo cuocere un po', poi col mesto lo prendiamo tutto, tovagliolo di stoffa, sì. Tutta questa polpa. Ah, giusto, giusto, giusto. Così rimane bianco, non viene, non passa rosso. E lui scende. Occhi bendati, beh, tu lo assaggi e dici chi ha memoria. Che cos'è? Beh, che cos'è? Sono spaghetti con pomodoro e basilico. Ok, levati la benda, ti togli la benda e vedi. Bianco. E vedi, sì, vedi burro e parmigiano. Non mi tentate, eh? No. Non lo voglio manco. Ma sono 10 grammi. No, 10 guarda, grammi e 10 grammi se fanno i chili. No. Il sugo di pomodoro bianco di Antonello Colonna. Frantumate dei pomodori pachino e fateli cuocere un po' con il basilico. Prendete la polpa con il mestolo e filtratela attraverso un tovagliolo di stoffa. Saltate gli spaghetti in padella con il sugo bianco ottenuto e qualche foglia di basilico. Oggi all'Open Colonna tutti i ragazzi della brigata sono concentrati nella preparazione di un matrimonio. C'è tensione quell'ora prima che parte il servizio. Per il resto si è sempre molto sereni e... Certo, bisogna fare sempre il proprio lavoro. Lui non si arrabbia, forse ha un carattere forte, da capire, ormai lo chef lo conosco da 5 anni, sto più con lui che con la ragazza mia. Un pregio dello chef che è abbastanza solare, difetto è romanista. Open Colonna, gente che va, gente che viene. Lilli Gruber e un'amica volevano cenare qui stasera, ma il ristorante è chiuso per il matrimonio. Io vi lascio qui ai miei frittini, torno in cucina e ci vediamo dopo. Mentre io parlo con l'amica Lilli, continuano i preparativi. Quindi partiamo col cannolo, qui già vedo le basi, creme fraiche, zeste di limone, candite, cipolla, granella di arancia. Poi, secondo antipasto, cubi di coda alla vaccinara, quanti ne mettete? 2. Negativo di carbonara, 5 a testa e 3. Pezzetti di guanciale, maialino croccante, purè di patate affumicate e la mostarda di frutta. Il dolce sopra è il dolce nuziale. Ogni volta che c'è la portata si sale su e si mettono i vassoi qui. Dalle 21.30 fino alle 2 di notte, ragazzi, e bisogna stare attenti stasera perché
si pompa fino alle 2 di notte e deve essere sempre tutto pulito, soprattutto dove ci sono i banconi di servizio, soprattutto dove ci sono le balaustre. Immaginate come una linea, no? Sì, delimitato, sì, che qui c'è una squadra e qui c'è un'altra. Devo fare per forza così per una questione di tempistica, capito? Perché mi serve come un rullo continuo di ragazzi che salgono su. Sì. Buon lavoro, ragazzi, grazie, Marco, mi raccomando. Okay. Ragazzi, buon lavoro, buona serata, forza Roma. Cerco di integrarmi come posso e non conosco nessuno. Mentre la festa continua, la brigata se ne va e Antonello si gode la sua unica trasgressione. Pepe di Antonello Colonna, tutti la possono fare. Tutti. Spezzate i bucatini in 3 parti e fateli cuocere eliminando con un mestolo quasi tutta l'acqua della pentola. Aggiungete di nuovo l'acqua come fosse brodo. Quando i bucatini sono cotti al dente, togliete la pentola dal fuoco, metteteci il pecorino grattugiato e mescolate. Aggiungete il pepe e il piatto è pronto. Alla prossima puntata!